Sono Massimo Martina, chef del ristorante Il Fiorile di Borghetto di Borbera. Oggi prepariamo una ricetta particolare e sono le fagiolane della Val Borbera stufate alla Barbera. Questa ricetta è particolare perché utilizza un prodotto autoctono proprio della Val Borbera, ma soprattutto perché è una ricetta che può essere consumata da chi è intollerante al glutine. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di fagiolane della Val Borbera varietà bianca di Figino, cipolla fresca, vino Barbera un buon calice, olio extravergine d'oliva, sale grosso e sale fino, pepe. Procedimento molto semplice. Prendiamo le nostre fagiolane della Val Borbera, quindi ricordo varietà bianca di Figino. Questa varietà ha la peculiarità di avere la buccia che è un quinto di spessore rispetto al fagiolo corona che voi tutti conoscete. Ci troviamo di fronte ad un fagiolo molto pastoso, particolarmente adatto per una ricetta stufata come faremo in questo caso oggi, aiutandoci con la Barbera. La Barbera, vino sempre del nostro Piemonte, uno dei vini di eccellenza oggi del Piemonte. Quindi metteremo le nostre fagiolane a bollire in acqua bollente che adesso andremo a salare un pochettino con un po' di sale grosso e che profumeremo con una cipolla tagliata grossolanamente. Tempo di cottura per la nostra fagiolana, se non fate l'ammollo siamo circa ad un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Se fate un ammollo chiaramente i tempi si riducono di metà. In questo caso la fagiolana della Val Borbera, proprio per la sua peculiarità di scorza, può essere cotta anche senza ammollo. Comunque se non avete, diciamo, proprio questo giacimento gastronomico particolare di questo territorio, potete usare un fagiolo corona, dove però vi consiglio assolutamente di fare le 12 ore di ammollo che si usano per tutti i legumi in genere. Benissimo, adesso cosa dobbiamo fare? Mentre le nostre fagiolane cuociono, prepariamo la pentola dove poi andremo a stufare, una volta arrivate a termine cottura, le nostre fagiolane. Per cui tagliamo la cipolla fresca, ecco, non lasceremo dei pezzi di cipolla molto grandi, ma faremo una sorta di dadolata come questa qua. Quindi mettiamo nella nostra padella un pochettino d'olio, andiamo a mettere la cipolla, alziamo il nostro fuoco finché la nostra cipolla comincia a soffriggere. Ecco, in questa maniera qua. Benissimo, la nostra cipolla sta soffriggendo, siamo pronti per sfumare col vino. Ecco qua. Ok, in questo modo prepariamo la base per poter poi stufare le fagiolane una volta che saranno cotte. Benissimo, le nostre fagiolane, come vedete, sono cotte, le andiamo ad aggiungere alla nostra preparazione e cominceranno a brasare, e questa è un'operazione che non deve durare molto, circa una decina di minuti, 15 minuti in tutto. Il liquido andrà a ridursi e a quel punto le nostre fagiolane saranno pronte. Molto bene, sono passati i nostri 10 minuti, le fagiolane sono arrivate a cottura. Questo piatto fantastico può essere consumato tranquillamente anche da chi ha intolleranza al glutine, può essere un appetizer, può essere un secondo piatto, potete abbinarlo a delle croste di polenta, come preferite. Un piatto di sostanza, ma nel contempo molto 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 leggero. Andiamo a fare il nostro piatto. Mettiamo in questa ciotola. Voi non lo potete sentire, ma vi assicuro che il profumo di questa riduzione di
Barbera del Piemonte, veramente speciale. Fagiolane della Val Borbera stufate alla Barbera. Barbera, Barbera, non vi sbagliate. Buon appetito!